per queste ore la convalida dell'arresto da parte del GIP di Salvatore Savalli, l'operaio trapanese accusato di aver ucciso la moglie Maria Anastasia al 9° mese di gravidanza e di averla bruciata con la benzina mentre sembra fosse ancora viva, ma per questo bisogna attendere il risultato dell'autopsia in programma per questo pomeriggio. Savalli è stato sentito dai sostituti procuratore Tarondo e Morri, che coordinano le indagini. L'uomo stamane ha risposto fornendo un'ennesima versione di come si sarebbero svolti i fatti la sera di mercoledì. Salvatore Savalli era stato inchiodato dalle dichiarazioni dei figli, dei parenti della vittima, ma soprattutto dal racconto dell'amante Giovanna P, che agli investigatori aveva detto di aver assistito al delitto. Stamane Savalli ha invece capovolto la situazione addossando tutta la colpa all'amante e ha confermato che a ideare tutto sarebbe stato Giovanna P. L'uomo ha detto che lui ha accompagnato le due donne perché dovevano chiarirsi, le ha viste allontanarsi, poi le ha sentite gridare. Giovanna P è ritornata alla macchina e dal portabagagli ha preso il piccone e ha colpito più volte Maria. Savalli racconta di essere intervenuto, ma non è riuscito a fermare la donna che nel frattempo dal portabagagli aveva preso anche la tanica di benzina e cospargeva il corpo di Maria dandole fuoco. Salvatore Savalli ha detto di non avere fatto nulla perché era come impietrito. L'uomo ha anche detto che da quando c'era stato il problema della mancanza di benzina portava sempre con sé una tanica piena di benzina in macchina.